Giovanni Boccaccio nasce nel 1313 a Certaldo o a Firenze. È figlio illegittimo di Boccaccino di Chiellino, un ricco mercante, anche se suo padre lo riconosce sin da subito. Quindi egli viene accolto nella casa paterna e viene avviato agli studi di mercatura, quindi alla professione di mercante. Nel 1327 si trasferisce a Napoli con suo padre, che era socio della Compagnia Fiorentina dei Bardi, una famiglia di banchieri famosissima che addirittura finanziava le imprese degli Angioini. Questa è un'esperienza molto importante per Boccaccio perché, come dice appunto il critico letterario Vittore Branca, ha la possibilità non solo di conoscere il mondo dei mercanti, ma anche di godere di uno sguardo privilegiato sulla vita contemporanea, non solo ristretta ai confini italiani, ma estesa a tutte quelle realtà extra italiane con cui veniva in contatto, appunto affiancando quotidianamente suo padre e gli altri mercanti che collaboravano con lui. Boccaccio però non ha nessun interesse verso la mercatura, tant'è che viene avviato agli studi di diritto canonico. A proposito di questo, Boccaccio dice: "Ben ricordo, infatti, che mio padre fece ogni tentativo, fin dalla mia fanciullezza, perché diventassi mercante. E quando ancora non ero per entrare nell'adolescenza, dopo avermi istruito nell'aritmetica, mi affidò come discepolo a un grande mercante, presso il quale per 6 anni null'altro feci che consumare invano tempo non recuperabile. Di qui, poiché da alcuni indizi parve chiaro che ero più adatto allo studio delle lettere, mio padre ordinò che entrassi nelle scuole dei decreti pontifici per diventare ricco, e sotto un maestro molto illustre invano faticai ancora per altrettanto tempo. Questi insegnamenti aveva a noia il mio animo, in modo tale che a nessuno di essi potevo essere inclinato, o dalla dottrina del maestro, o dall'autorità del padre, o dalle preghiere, o dai rimproveri degli amici, tanto l'animo mio era attratto dalla disposizione della poesia." Dal 1330 al 1331, quindi, segue le lezioni all'università del poeta stilnovista Cino da Pistoia, che lo avvia alla lettura della tradizione lirica in volgare, quindi i romanzi cavallereschi, i poeti stilnovisti e i poeti provenzali. Frequenta la corte angioina, dove è molto apprezzato sia per la sua inclinazione alla poesia che per il suo stile di vita molto gioviale e allegro. Si dedica alle prime prove letterarie in volgare e in latino: la Caccia di Diana, il Filocolo, il Filostrato e il Teseida. Studia il greco e in questo momento inventa un vero e proprio mito letterario, ossia la figura di Fiammetta, dietro la cui finzione letteraria si cela Maria d'Aquino, una nobildonna che si pensava fosse figlia illegittima di Roberto d'Angiò. Nel 1340 rientra a Firenze perché suo padre interrompe la collaborazione con i Bardi, che nel frattempo si erano fortemente impoveriti per via di una serie di vicissitudini finanziarie. Cerca una sistemazione presso le corti di Ravenna e di Forlì, un po' come aveva fatto anche Dante, e scrive una serie di opere, due di queste proprio influenzate dalla lezione dantesca: L'amorosa visione e Il ninfale d'Ameto. Scrive anche altre opere, tra cui Il ninfale fiesolano e L'elegia di Madonna Fiammetta. Nel 1348 è a Firenze, dove scoppia appunto l'epidemia di peste durante la quale perde suo padre e la seconda moglie di suo padre. Nel 1349 comincia a comporre il Decameron, che è ispirato
appunto alle vicende legate alla peste. Lo concluderà probabilmente nel 1351. A proposito della peste, nel Decameron Boccaccio dice questo: e lasciamo stare che l'uno cittadino l'altro schifasse, cioè evitasse, e quasi niuno, nessuno, vicino avesse dell'altro cura, e i parenti insieme rade volte o non mai si visitassero e di lontano. Era così fatto spavento questa tribolazione, questa sciagura, entrata nei petti degli uomini e delle donne, che l'un fratello l'altro abbandonava, e il zio il nipote, e la sorella il fratello, e spesse volte la donna il suo marito. E che maggior cosa è quasi non credibile, i padri e le madri, i figliuoli, quasi loro non fossero, di visitare e di servire, schifavano. Nel 1350 incontra per la prima volta Petrarca di passaggio a Firenze. La conoscenza diretta trasforma quella che era una semplice ammirazione in una vera e propria venerazione. Petrarca è un riferimento sia per gli studi classici, ma anche un esempio per la sua condotta morale, per appunto i suoi valori. Boccaccio scrive anche una biografia di Petrarca, e a proposito di lui, in una lettera in cui rievoca una visita che aveva appunto fatto a casa di Petrarca, dice questo: credo che tu ti ricordi, ottimo maestro mio, come ancora non sia passato il terzo anno da che venni a te in Padova, ambasciatore del nostro Senato, ed esposta la commissione, mi trattenni da te alquanti giorni, da noi quasi tutti passati ad uno stesso modo. Tu ti dedicavi ai sacristuni, io, Cupido, dei tuoi componimenti me ne facevo copie, volgendo poi il giorno al tramonto. Ci alzavamo insieme dalle fatiche. Ce ne andavamo nel tuo giardinetto già ornato di fronde e di fiori della giovane primavera, e tratto tratto, sedendo e parlando, quanto del giorno rimaneva, trascorrevamo in sereno e lodevole ozio sino alla notte. L'incontro con Petrarca è stato quindi fondamentale per Boccaccio, ha determinato una vera e propria svolta nella sua produzione letteraria. Da questo momento in poi, Boccaccio cercherà di dedicarsi agli interessi umanistici in maniera più assidua e ad opere in latino che siano più nutrite di riferimenti classici e di una impalcatura didattica e morale. Il Comune di Firenze gli affida in questi anni una serie di incarichi, in particolare quello di ricucire i rapporti con i letterati fiorentini che per questioni politiche avevano subito delle ripercussioni. Ad esempio, la famiglia di Petrarca, perché il padre, se ricordate, era esule, e Dante. Boccaccio si reca da Petrarca, appunto questo è l'avvenimento a cui si riferisce nel breve passo della lettera che vi ho letto, e gli chiede di tornare a Firenze per svolgere delle lezioni all'università, offrendogli in cambio la restituzione dei beni confiscati alla propria famiglia, ma Petrarca non accetta. Boccaccio però desidera fortemente tornare a Napoli, non è contento degli incarichi fiorentini, tant'è che prova in tutti i modi a ottenere l'incarico di segretario regio presso la corte degli Angioini, ma fallisce. Durante uno di questi soggiorni, però, c'è di buono che si dedica alla copiatura di alcuni manoscritti. Boccaccio ha un ruolo importantissimo come divulgatore degli studi classici, tant'è che invita il grecista Pilato proprio a tenere delle lezioni di greco a Firenze. Questa è la prima cattedra ufficiale di insegnamento greco in Europa. Per quanto riguarda il suo desiderio però di tornare a Napoli,
vi leggo appunto cosa dice di questa città e perché Napoli è da preferire alla città di Firenze. Firenze è piena di voci pompose e dei pusillanimi fatti, quindi proclami miserevoli. Serva non ha mille leggi, ma tanti pareri quanti va di uomini. È tutta in arme e in guerra, così cittadina come forestiera, è turbata di superba, avara e invidiosa gente, fornita, quindi abbonda di gente invidiosa, piena di innumerevoli sollecitudini, quindi cure, affanni inutili, cose tutte male all'animo tuo, conformi, quindi inadatte al tuo animo. E quella che di lasciare t'apparecchi, cioè Napoli, quindi la città che ti appresti a lasciare, so che conosci lieta, pacifica, abbondevole, quindi abbondante, ricca, magnifica e sotto ad un solo re, le quali cose, se io alcuna conoscenza ho di te, assai ti sono gradevoli. Quindi rivolgendosi a Madonna Fiammetta, contrappone il clima di Firenze turbato da lotte interne e quello di Napoli pacificato. In questi anni scrive delle opere in latino e in particolare dei repertori mitologici delle opere storiografiche e scrive il Trattatello in laude di Dante che è la prima biografia del sommo poeta. Nel 1360 prende gli incarichi minori, cioè diventa chierico. Papa Innocenzo VI lo avvia alla carriera ecclesiastica così che potesse avere una stabilità economica. Sempre nel 1360, a causa di un fallito colpo di Stato nella città di Firenze, egli viene sospettato di aver preso parte a questa congiura, quindi vengono sospesi tutti i suoi incarichi. Vende la casa fiorentina e si trasferisce a Certaldo, dove si dedica ancora alle sue opere e in particolare scrive Il Corbaccio, una satira misogina in cui cambia il suo rapporto con le donne e la sua idea dell'amore. Ricomincia a collaborare con il governo fiorentino e si reca ad Avignone, dove deve convincere il Papa a tornare a Roma. Compie altri viaggi e si occupa di curare un'edizione delle opere di Dante. Nel 1370 si dedica a trascrivere un codice autografo del Decameron. La sua salute peggiora, egli soffre di scabbia, una malattia della pelle e di idropisia. Si propone però di svolgere delle lezioni sulla commedia dantesca a Firenze, quindi lezioni aperte al pubblico e comincia a commentare i vari canti, in particolare arriva fino al diciassettesimo dell'Inferno. Ma si interrompe poiché la sua salute peggiora. Un anno dopo, circa l'ultima lezione su Dante, svolta con la pelliccia di vaio, cioè di scoiattolo, che gli aveva regalato Petrarca per proteggersi dal freddo, muore di idropisia nel 1375 a Certaldo. Il frutto delle lezioni su Dante è proprio un'opera chiamata Le Esposizioni sopra la Commedia.